Ciao a tutti, benvenuti a un nuovo appuntamento dell'Arena Live. Siamo molto contenti di avere qui con noi Eugenio Finardi. Ciao Eugenio. Ciao. E questo è il motivo per cui siamo qui, non solo, fibrillante, è la partenza del tour domani dal Teatro Vittoria di Bosco Chiesa Nuova. E allora la prima domanda è perché Bosco Chiesa Nuova come data zero e come luogo dove fare le prove per il tour? Perché è un posto raccolto con un splendido teatro, veramente molto bello, molto comodo, moderno, con una buona acustica e quindi ci ha accolto con un calore veramente incredibile. Ogni due pali della luce c'è una locandina, ci sono i manifesti. Davanti alla mia camera d'albergo c'è un enorme cartellone con benvenuto Eugenio. Veramente è stato nei negozi ci sono hanno stampato delle cose con i testi delle mie canzoni e le hanno appese nei negozi. È stata veramente un'accoglienza straordinaria e devo dire sono molto grato a Bosco. Addirittura ieri mi hanno fatto un arrosto in crosta con sopra un pezzo di uno dei nuovi testi. E quindi è bello provare, cioè, le prove sono un momento molto raccolto di creatività, di costruzione di un progetto, no? E farlo in una grande città sarebbe dispersivo, semplicemente solo i viaggi per andare e tornare dal teatro, farlo a Milano, per esempio, a parte i costi Certo. maggiori, ma sarebbe stato. Invece in un posto come Bosco trovi tutto lì, ti accorgi che ti manca qualcosa, c'è il ferramenta a 100 metri, la farmacia a 50, l'edicola dietro l'angolo, no? È tutto molto bello, sono molto accoglienti, si mangia molto bene. Io amo la Lessinia, che ho scoperto 2 anni fa, Sì. suonando a Malga Podestaria. E quindi è stato veramente è un piacere essere lì. Sono lì da lunedì ed è una gioia. Dal vivo presenterai i brani di Fibrillante, ovviamente. E c'è chi dice che insomma, con l'età si diventi più maturi, più ponderati, anche più tranquilli, riflessivi e tolleranti. Questo invece sembra un disco di uno di 20 anni molto incazzato. Non so Ma diciamo se... che io ho più o meno le stesse posizioni ideali che avevo negli anni 70, solo che allora quelle posizioni mi ponevano nel campo moderato, tra virgolette. Venivo accusato di essere un riformista, un borghese riformista. Borghese lo sono di nascita, però non so se lo sono di atteggiamento. Adesso le stesse identiche posizioni, senza avere cambiato bussola né. Mi pongono proprio agli estremi, anzi al di fuori di ciò che viene rappresentato in Parlamento, pur non avendo mai cambiato idea. Cioè io credo in una società più equa e più giusta, non sono affatto, ecco, diciamo che il tema del disco è una veemente protesta contro gli effetti del liberismo, che come tutte le ideologie è la perversione di un ideale, no? L'ideale liberale che ci ha dato la modernità, ci ha dato la democrazia, ci ha dato la libertà di stampa, visto che siamo in un giornale. Si è pervertito in questo liberismo che invece dà solo la libertà di inseguire il profitto a tutti i costi. E giustifica qualunque nefandezza sull'uomo con il denaro, no? Mentre io credo che l'uomo debba tornare a essere al centro delle nostre attenzioni, no? Il benessere degli esseri umani è una cosa. Sì, che il benessere non è solo determinato No, il benessere è determinato lo dico nella prima canzone del disco proprio. Dice: ho bisogno di rispetto, di pace, tranquillità, del calore di un affetto, di un po' di serenità. Di avere un ruolo e un posto nella società e sicurezza nel futuro, cioè, credo che sia il minimo a cui ogni essere umano, può
possa aspirare, è un diritto che ogni essere umano dovrebbe avere. Invece sono proprio le cose che ci stanno lentamente togliendo, la sicurezza nel futuro, il ruolo, la dignità, no? Avere un lavoro non è solo una questione di portare a casa uno stipendio a fine mese, è anche quello che ti dà un'identità, un ruolo, no? Gli americani che misurano tutto hanno misurato che cosa rende felici, no? Hanno scoperto, hanno usato i Simpson come esempio, no? E dice Homer Simpson, che ha comunque un ruolo nel suo contesto sociale, è più felice di Mr. Burns, cioè miliardario, del proprietario, che invece è avulso, no? è odiato da tutti. Questo disco è allo stesso tempo il tuo ritorno al rock. Però è anche ritorno non al rock, possiamo dire attuale, nel senso di che segue le ultime tendenze, ma un rock quasi classico. Con dell'elettronica. Però, il disco è coprodotto da Max Casacci, che ha avuto un ruolo importante, è mio socio in questa operazione, in questa produzione, perché il lavoro è stato all'inizio completamente autofinanziato e a un certo punto è entrato Max Casacci, si è entusiasmato per le canzoni e abbiamo deciso di proseguire insieme il percorso, e quindi ci sono, diciamo, le sonorità classiche mie degli anni 70, anche perché poi sono le sonorità che adesso tutti cercano di riprodurre, no? Quel famoso suono analogico che noi sapevamo come ottenere, che adesso tutti inseguono, e con l'aggiunta di suoni elettronici contemporanei che però vengono realizzati anche con macchine vintage, quindi con macchine della mia epoca, cioè sintetizzatori che erano nuovi ai miei tempi adesso sono reperti, no? Specialmente nell'ultima traccia c'è una fusione di tutto quello di cui stiamo parlando adesso, cioè Me ne vado. C'è l'aspetto degli anni 70 con Fariselli degli Area, che fa una cosa quasi free. È una canzone molto cramps. Sì. Però c'è anche tutto un aspetto del parlato, c'è l'aspetto politico e sociale. Sì, più che politico direi sociale. Cioè, non è un disco che si occupa degli alti e bassi anche abbastanza mediocri della nostra politica quotidiana. Sì, politico intendevo. Sì, c'è un discorso di... È quello che una volta si diceva impegnato, no? Il pezzo è proprio il pezzo più cramps, proprio cramps è un'etichetta che tra l'altro aveva le edizioni proprio qui a Verona, no? Le edizioni cramps erano veronesi, di Tony Tasinato, uno storico editore veronese, quindi c'era un rapporto stretto con questa città. E la Cramps aveva una sua sonorità originaria, che era la sonorità mia, degli Area, del primo Camerini, e questa sonorità è uscita in questa canzone, che è nata proprio improvvisata in sala prove. E a un certo punto io ho proprio urlato, quando è arrivato il momento dell'assolo, ho urlato Area! E la band è partita come un solo uomo, come se l'avessimo studiato prima in un solo molto free, molto simile al modo di suonare appunto degli Area, del grandissimo gruppo di Demetrio Stratos e Patrizio Fariselli e Paolo Tofani dei tempi, e tant'è che poi Patrizio ci ha fatto un solo di pianoforte sopra. Il testo è invece quanto di più attuale potremmo pensare. È ispirato da un ragionamento di Noam Chomsky, io seguo questo intellettuale americano, che anarchico, che
che è forse il più lucido esponente della critica a questo liberismo che in realtà sta superando il concetto, cioè sta mangiandosi la democrazia. Cioè, stiamo vivendo una specie di neo-medioevo in cui pochissimi ricchissimi, no, posseggono tutte le risorse del pianeta e con il click di un mouse possono rovinare non solo intere nazioni, addirittura interi continenti e comprarsene altri, no? La Cina si sta comprando mezza Africa, l'Europa sta vivendo un momento difficilissimo. Questo non perché non sappiamo lavorare, non ne abbiamo voglia, ma perché semplicemente si guadagna uno 0,02% producendo da un'altra parte, no? Perché tutto, insomma, questo secondo me andava detto, è detto un po' come lo facevano gli Are, un po' come la mela di Odessa, proprio parlando, quindi ma tutto il disco ha un po' questo tema, a parte le canzoni Sì, per esempio, femminili. per esempio Cadere e Sognare, che è quasi inascoltabile per me. Cioè, Sì. sì, perché ha questa storia che, Che ti fa male. sì, progressivamente la vita di un individuo che Sì, si disgrega e perde quelli che e sono. questa è stata ispirata in Sardegna in una serata che abbiamo regalato io e i ragazzi della band al Sulcis nel Natale del 2012. Per il 16 dicembre abbiamo deciso di offrire un concerto a questa zona della Sardegna dove una volta si andava spesso a lavorare perché era appunto una zona industriale, dove la Sardegna è una regione in cui io lavoro molto, cioè amano molto la musica e riconoscono la buona musica, questa è la modestia, scusate. E che io veramente, con la quale ho un rapporto strettissimo, mi sono reso conto che non ci andavo più a suonare proprio perché non hanno di che mangiare, figurarsi se si possono permettere concerti, cinema, teatro. E allora ho deciso di regalar loro un concerto per Natale, e durante questo concerto un uomo si è messo a urlare disperato proprio: sono 10 anni che non lavoro, ho 3 figli, era lì con la moglie. Aiutami, Eugenio, aiutami. E poi l'ho cercato alla fine del concerto, ma mi hanno detto che la moglie era riuscita a portarlo via, no? Perché era proprio fuori di sé. Ma queste urla erano così. C'era molta gente lì che l'ha sentita. Anche recentemente sono tornato in Sardegna a presentare il disco e c'erano proprio testimoni che hanno assistito a questa scena. E a tutti è rimasto veramente un segno dentro, un graffio nell'anima da questa voce. E quando ci siamo trovati in Strada del Drosso, a Mirafiori, in sala prove dove studiamo, altro posto simbolico del lavoro in Italia, no? Dove abbiamo cominciato a partorire le idee che poi si sono catalizzate, concretizzate in queste 10 canzoni. È partito questo riff di chitarra suonato da Giovanni Maggiore, che è coautore di quasi tutti i pezzi del disco, e a un certo punto ho cominciato a improvvisare questo testo, immaginando, ispirato da queste urla che mi portavo dentro, e cercando di immaginare come possa succedere che una brava persona, un padre di famiglia, uno come me o te, no? Si trovi di colpo ad urlare, a vivere questa disperazione senza colpa, senza aver causato nulla. C'è un'altra canzone, poi